Un momento di allegria e di fratellanza quello vissuto a Castrovillari con la comunità albanese che per il secondo anno consecutivo su Canal Greco ha organizzato una serata per far conoscere usi, costumi, tradizioni, saperi e sapori della terra delle Aquile. La volontà è quella di passare una serata in allegria non solo tra di loro ma con la comunità castrovillarese. Loro sono qui da tantissimi anni e si sono anche ben integrati. In Italia gli albanesi, secondo dati ufficiali al 1 gennaio 2018, sono 440.465, in Calabria 2.903, nella provincia di Cosenza 1.772, a Castrovillari 237. Tanti giovani sono nati a Castrovillari e conoscono le loro tradizioni solo attraverso i racconti dei loro genitori. Tanti di loro non hanno conosciuto la drammatica esperienza di essersi avventurati in mare alla ricerca di una terra promessa. Ci tengono a tramandare le loro tradizioni ai figli perché sono nati qui. Quindi vanno in Albania soltanto a trovare magari nonni, in vacanza, però non vivranno mai là, ma ci tengono a mantenere le tradizioni. E organizzano diverse manifestazioni, per esempio a novembre c'è la festa della bandiera che ricorda la loro liberazione dal dominio ottomano e lo fanno ogni anno. E poi invece questa versione estiva è aperta un po' a tutti quanti, infatti c'è anche gente di Castrovillari, insomma di altre etnie, è proprio una festa. D'altro canto, il popolo albanese ha registrato nei secoli diversi flussi migratori che lo accomuna a noi calabresi. Infatti il flusso migratorio albanese è iniziato già nel 1400, no? E forse sono stati ospitati da una terra che conosce e sa cosa significa emigrare. Oltre alla musica abbiamo anche la tradizione culinaria albanese. Che cosa avete preparato? Ci sono i panini con le polpette, ci sono burek che è un tipo di rustica, e ci sono poi pure c'è un dolce albanese che si chiama baklava. Senti, ma tu sei nata in Albania o sei nata qui? Sono nata in Albania, è da 4 anni che ci sono qua in Italia. Senti, come ti trovi, come sei stata accolta? Benissimo qua in Italia, mi trovo benissimo. Ho 2 figli, sono una mamma, sono sposata già là e sono venuta qua con una bambina e l'altra, la seconda è nata qui. Diciamo che la tradizione albanese in qualche modo ci appartiene a noi perché siamo circondati da paesi arbresh che sono gli albanesi che sono venuti dall'Albania, quindi in qualche modo il legame non si è perso. No, non è perso, non è proprio come prima, però ancora c'è. L'evento è far conoscere ai figli degli albanesi nati in Italia la storia e le tradizioni di un paese che non vivono, da cui però provengono le loro radici.